avanti. Una foto in piedi, non ci muoviamo prima anche di sediare. Sì, grazie. Fate un giro. Buona per le regionali fra 5 anni. Grazie. 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 Bene, perfetto, Lucia, grazie. A mentire quello che gli avevamo detto. Scusate della borsa. Allora, buongiorno a tutti. Finalmente una notte in cui si è dormito qualche ora. Un'analisi al volo, anche se ci sono molti seggi aperti, però mi sono alzato assolutamente soddisfatto, non solo perché abbiamo fatto di Lucia, ma tutta la squadra, tutto quello che è umanamente possibile fare e anche di più, però guardando i numeri, noi siamo andati a letto ieri con 9 consiglieri regionali tra Emilia Romagna e Calabria, ci alziamo a seggi incredibilmente ancora aperti con il doppio, sostanzialmente numeri, parto dalla Calabria perché giustamente ci siamo concentrati molto sull'Emilia Romagna anche mediaticamente, Calabria la Lega non si era mai presentata a nessuna competizione regionale, era la prima volta che eravamo presenti con il nostro simbolo sulla scheda, siamo testa a testa per essere il primo partito del centrodestra e comunque abbiamo eletti a Cosenza, a Catanzaro, nel collegio di Vivo, a Reggio, quindi sarò in Calabria già questa settimana per ringraziare gli elettori, per ringraziare i candidati, gli eletti e non eletti, perché ovviamente vogliamo dare una squadra di giunta e di governo il più velocemente possibile a un territorio massacrato che ha pesantemente punito elettoralmente parlando sia il PD che 5 Stelle. Quindi motivo di orgoglio è essere finalmente messi alla prova in una grande regione del sud con ruolo di governo ed è il modo migliore per avvicinarsi ai due appuntamenti elettorali in Puglia e in Campania, perché l'obiettivo anche lì è offrire una valida alternativa al poco fatto dal PD, da Emiliano e da De Luca e quindi continuare a crescere, a radicarsi, a coinvolgere sindaci, amministratori locali, associazioni, quindi una sfida bella, affascinante che fino a 2 o 3 anni fa era neanche considerabile, quindi buon lavoro, in bocca al lupo alle consigliere e ai consiglieri eletti in Regione Calabria. Regione Emilia Romagna, anche qua abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri l'altro, adesso rientriamo con, vediamo i resti, 13 o 14 consiglieri. È un passaggio, vuol dire che abbiamo fatto tanto, dobbiamo fare di più. E quindi ci prepariamo a 5 anni di appassionata opposizione, perché per quello che mi riguarda il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato. I numeri ci dicono che, anche qua inimmaginabile fino a qualche tempo fa, Lucia ha vinto in diversi collegi, ha vinto in provincia di Rimini, ha vinto in provincia di Ferrara, ha vinto in provincia di Parma, ha vinto in provincia di Piacenza, con percentuali Lega sola, quindi senza coalizione o liste civiche, in provincia di Piacenza il 44%, in provincia di Ferrara il 41%, in provincia di Parma il 36,5%, in provincia di Rimini il 34,5%. Ci prepariamo a una festa di ringraziamento per questo fine settimana, a noi piace così, gli elettori si ringraziano sempre e comunque, militanti, sostenitori,
ci sono rappresentanti di lista ancora in seggi, in questo momento. C'è qualcosa da rivedere nel sistema democratico. In Emilia Romagna, no, oggi è la giornata della festa, non della polemica, però un'arroganza e una violenza in certi contesti non ce la saremmo mai aspettata, però abbiamo le spalle larghe. Andiamo avanti, quindi la festa ovviamente è venerdì sera per tutti gli amici emiliani, gli amici romagnoli, perché questo per noi è un punto di partenza. Abbiamo avvicinato migliaia di persone nuove, aver preso come Lucia più di 1 milione di consensi in una terra ovviamente che molti consideravano inespugnabile, noi no, e continuiamo a considerarla una splendida battaglia. Sono assolutamente grato a chi ci ha dato una mano. Già da stamattina molti imprenditori, molti rappresentanti di categorie, molti sindaci, alcuni parroci, ci hanno sentiti per marcare a uomo, poi ne parla Lucia, chi ha promesso tutto e il contrario di tutto in queste settimane, quindi saremo in regione a verificare che ci siano autobus gratis, asili gratis, case gratis, ospedali riaperti dalla sera alla mattina, perché contiamo che tutti siano persone di parola, ovviamente, perché la differenza la Lega la fa dopo il voto, non prima del voto, quindi quello che noi ci impegniamo a fare lo facciamo, sicuramente lo faranno anche altri. Sullo scenario nazionale, io guardo casa mia e non commento i problemi altrui, devo dire che sia in Calabria che in Emilia Romagna la coalizione intera di centrodestra ha dato prova di assoluta compattezza. È chiaro che se ieri si fosse votato a livello nazionale il centrodestra avrebbe stravinto, mi sembra evidente, perché come coalizioni qua ci sono 3 punti di distacco, in Calabria non so quanti. Quando si voterà a livello nazionale è nelle mani del buon Dio saperlo. Non godo dei problemi altrui, figurarsi, leggevo qualche dichiarazione indispettita di qualche esponente dei 5 Stelle, io non auguro mai sfortune agli altri. È chiaro che se nell'arco di qualche mese non entri neanche, perché in Calabria i 5 Stelle non entrano neanche in Consiglio regionale, cioè stiamo parlando del primo partito che ha vinto in tutti i collegi alle politiche e ancora 6 o 7 mesi fa era il primo partito con alla memoria 25-27%, non entra in consiglio regionale. In Emilia Romagna, se non erro, ci entra al volo con una persona, quindi è chiaro che c'è stato uno spostamento a sinistra, questo si prende atto e non vediamo l'ora di confrontarci a livello nazionale con le nostre 2 proposte di economia, di società, di famiglia, di futuro. Sono contento che qualcuno si senta al sicuro, perché noi abbiamo da oggi ancora più voglia di lavorare. Io mi prendo 1 o 2 giorni di fiato, però questa settimana c'è il tema giustizia, c'è il milleproroghe, tornerà il dibattito del MES, aspetto col sorriso il voto del Senato che decide se devo andare a processo, perché quello che ho detto mantengo, e quindi ci aspettano settimane appassionanti. E sono grato agli emiliani, romagnoli e calabresi per la fiducia e per il sostegno e per la passione che ci hanno messo. Laddove non abbiamo vinto oggi, ci proponiamo di vincere la prossima volta. Con queste 2 siamo a 9 elezioni regionali e abbiamo vinte 8 su 9. Poteva andare peggio, ci sono numeri peggiori nella vita. 8 su 9, diciamo che io sono un perfezionista. Io avrei preferito 9 su 9, però ce ne sono 6 in primavera, Puglia, Campania, Marche e Toscana, tutte e 4 a guida PD, più Liguria e Veneto. Siamo già al lavoro per le squadre. Liguria e Veneto non vedo grossi problemi per confermare le amministrazioni uscenti del centrodestra. Le altre 4 regioni a guida PD, che sono fra le ultime, perché ormai a sinistra ne rimangono solo 6, ecco, noi non abbiamo
Non abbiamo dubbi e non diamo per persa nessuna partita, anzi, giochiamo per vincere sia nelle Marche che in Toscana, che in Puglia, che in Campania. Poi, come sempre, in democrazia il bello è che il responsabile lo danno gli elettori. Però sono grato a chi ci ha scelto ieri e sono grato anche a chi non ci ha scelto, perché ci dà uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio, rispondendo col sorriso agli attacchi di qualcuno che pur nella vittoria evidentemente non perde il suo livore, il suo rancore e la sua rabbia, ma chi vive con la rabbia vive male, perché il buon Dio ci ha dato una vita e godersela lavorando per gli altri è la cosa più bella da fare. Quando uno vince e dedica una parte del suo tempo ad attaccare e citare gli altri, ecco, è una differenza di stile che noi orgogliosamente interpretiamo in maniera diversa. Mi ricordo adesso alla vera protagonista, perché gli hanno detto tutti i colori, questo lo dico io, perché non è bello difendersi, Valletta, Fatina, scomparsa, una roba veramente imbarazzante per chi l'ha detto, però il suo stato di salute testimonia che ce l'ha messa non tutta, di più, e sono orgoglioso di quello che Lucia e di tante Lucia che abbiamo in Lega ha fatto e farà, alla faccia di tutto e di tutti, perché è veramente un risultato bello, bello, bello avere la Lega al 32% in una realtà che ovviamente per il PD è il fortino e la fortezza, è una soddisfazione enorme. Dobbiamo meritarci questo milione di consensi, cominciando a lavorare già da domani. Siamo in tanti, mai troppi ma tanti, ripeto, tra Emilia Romagna e Calabria questo giro di regionali ci dà il raddoppio degli eletti, quindi è una bella responsabilità a cui contiamo di dare risposte concrete. C'è un microfono a Lucia, quindi se ci sono domande siamo qua per voi, ovviamente. Io voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare ovviamente tutto il gruppo della Lega, tutte le persone che ci hanno messo la faccia anche in momenti, diciamo, non semplicissimi, come anche tutte le persone che hanno deciso di aiutarci facendo i rappresentanti di lista, così tanti non c'erano mai stati, come tutte le associazioni, tutte le persone che già da stamattina mi chiamano, perché anche gli ultimi incontri che ho fatto la cosa che mi dicevano è: comunque vada, domani l'altro ci vediamo, portiamo avanti i progetti che abbiamo deciso di mettere in campo, voi ci sarete. Noi come Lega ci siamo sempre, l'abbiamo dimostrato quando eravamo al 2-7, che infatti quando molti mi dicevano ma Salvini è sempre stato qua, anche quando eravamo al 2-7 ci abbiamo sempre messo la faccia a tutti. Ovviamente ora la responsabilità è ancora più grande, sono più di un milione di persone che hanno creduto nelle nostre idee, nel nostro progetto, idee ovviamente che volevano cambiare o portare delle cose nuove in questa regione, e noi faremo di tutto per portarle avanti e per cercare di trasformarle in realtà, perché erano esigenze ovviamente dei territori e riteniamo che sia indispensabile da domani mattina metterci tutti la famosa pancia a terra e cercare di iniziare a dire a chi ha vinto di fare tutto quello che ha promesso nel lungo elenco delle promesse messe in campo, e soprattutto cercare di tutelare quelle persone più deboli che hanno cercato, comunque hanno lanciato un grido d'allarme in questa campagna elettorale, prendendo anche coraggio. Io lo dico sempre, prima su tutte sulla sanità, all'inizio le persone dicevano veramente poco, ma anche tante persone che lavoravano all'interno del mondo della sanità, abbiamo tantissime segnalazioni, persone che hanno preso il coraggio di raccontare anche le loro storie. Io ripeto sempre, questa signora che ho conosciuto a Modena con 5 tumori e dopo 2 mesi ancora non aveva iniziato le cure, per cui noi lotteremo e cercheremo di risolvere questi che sono i problemi reali delle persone. Come si vede dall'analisi del voto, ovvio è che ancora abbiamo dei problemi a riuscire a intercettare quello delle grandi città, che in un'analisi che sicuramente tutti voi avete fatto si vede la netta differenza tra Foschero, non voglio citare magari Goro, dove
Abbiamo preso veramente tantissimi e tantissimi voti, però in generale nelle province ovviamente abbiamo un voto diverso rispetto alla città, cosa su cui cercheremo di capire il perché e elaborare le risposte o capire come mai magari il nostro messaggio passa meno rispetto a altre realtà. Io oggi non si sa ancora chi saranno gli eletti, però penso veramente da domani di se riusciremo ad arrivare, perché ancora tutti i sindacati che stanno guardando il conteggio delle preferenze, da domani comunque di incontrarli per iniziare a mettere giù i punti con le priorità degli interventi che verranno fatti comunque dalla regione, così anche con gli alleati. Voglio ringraziare anche gli alleati, perché abbiamo corso, è stata una corsa dove, la Lega, io voglio ricordare che alle scorse regionali, che ci hanno visto anche in quella campagna elettorale, veramente fare questa regione da nord a sud, non so quante volte, avevamo preso, e a quel tempo era un incredibile 20%, e ricordo che insomma era un dato incredibile, ora siamo al 32%. E questo fa capire come comunque la Lega quelle risposte che la gente vuole le dà, altrimenti non avremmo aumentato così tanto i nostri consensi anche in un'amministrativa, spesso si sente dire magari le amministrative rispetto a altre elezioni, questo è il dato. Siamo cresciuti tanto, abbiamo fatto una campagna elettorale per cui veramente io lo dico, ringrazio gli alleati, perché ci abbiamo creduto insieme a tantissima gente, tutti, tanto abbiamo evitato di farci la guerra che ogni tanto involontariamente magari o presi dall'enfasi delle preferenze ci facciamo, e questo penso sia un segnale molto positivo di una coalizione che unita ha proposto un progetto, come ha detto giustamente Matteo, abbiamo proposto questa volta, ma ha proposto l'altra, questa volta non siamo riusciti magari a trasmetterlo totalmente a tutti per com'era, la prossima volta andremo a vincere, visto l'aumento che c'è elezione dopo elezione. Però il vero segnale è stato questo di un gruppo, una coalizione unita che ha combattuto, perché veramente devo dire che anche i nostri alleati hanno combattuto comune su comune, evitando di insultare l'avversario, ma facendo una campagna elettorale con proposte per la gente. Per cui io veramente ringrazio di nuovo tutti. Per me è dato storico, come ho detto ieri, è il fatto di questa sala così tanto piena. Io penso che 5 anni fa, quando abbiamo fatto teatri regionali, neanche era immaginabile. Penso che eravamo partiti da un 2-7 teatri, eravamo arrivati a un 20. Oggi siamo qua a discutere di un fatto storico. Per la prima volta nella storia la regione, simbolo della sinistra, ha rischiato di non vedere più un governo di centro-sinistra. Questo è il dato per me su tutti, ma l'avevo detto anche ieri quando mi avevate intervistato al seggio. Noi quello che voglio dire a tutti i cittadini, ci siamo anche più di prima, ma non più di prima della campagna elettorale, ma più di prima in campagna elettorale che eravamo ovunque, siamo pronti da domani mattina a dare, come si può dire, battaglia perché vengano fatte le cose promesse e perché vengano risolti tanti problemi che sono ancora da risolvere. Per cui vi ringrazio tutti. Prego, siate composti. Autogestite, chi vuole si alzi e faccia la domanda. Buongiorno senatrice, l'Obama di Repubblica. Presidente, con il risultato di ieri la Lega ha sostanzialmente confermato il dato delle europee, quel 34%, perché se sommiamo il vostro 32 alla lista civica arriviamo. Però la Lega non va oltre, non sfonda, è un buon risultato, non è il primo partito. Vorrei chiedere, Presidente, se lei pensa che una campagna elettorale così aggressiva possa aver costato l'insuccesso sostanziale di ieri. Mi riferisco alla strategia del citofono, alla campagna su Bibbiano dove Bonaccini vince con il 56%. Ecco, ha qualcosa da rimproverarsi su questo
aspetto è se ritiene che il movimento delle sardine dall'altro fronte abbia contribuito in che misura al successo di Bonaccini. Grazie. Non ho, ovviamente rifletteremo su tutto, però abbiamo dato il massimo e dato voce a chi non aveva voce, a Bibbiano come a Bologna. Poi gli analisti, quelli seri, intelligenti e professionali, valuteranno i flussi, mica i flussi, non occorre uno scienziato per capire se in pochi mesi i 5 Stelle perdono tre quarti dei loro voti che passano dai 5 Stelle alla sinistra, ovviamente c'è poco da fare. Un conto è quando sia in Calabria che in Emilia Romagna 5 Stelle hanno percentuali 10, 15, 20%, quando pigliano il 3% o il 6%, è chiaro che anche altri movimenti non hanno portato via un voto alla Lega, probabilmente hanno portato dai 5 Stelle alla sinistra, un voto più prima dei 5 Stelle, però questo è tutto un problema interno alla maggioranza che non mi appassiona, quindi lo valuteranno in Consiglio dei Ministri. Non la vedo facile né per il PD né per i 5 Stelle, perché il centrodestra, ripeto, ha preso il 55% in Calabria e il 45% in Emilia Romagna, quindi è palesemente prima forza di governo nel paese. Al governo formale in questo momento ci sono due forze politiche, di cui una evidentemente in enorme difficoltà, però non sta a me commentarla, e quindi sono contento se a Bibbiano abbiamo dato voce a mamme che non avevano voce, se al Pilastro in stazione Modena abbiamo dato voce a mamme che non avevano voce. Quello che facciamo non lo facciamo, vi stupirete di questo, in base ad algoritmi, strategie, suggestioni suggerite dagli hacker russi o da degli strateghi venezuelani. Lo facciamo perché lo riteniamo giusto. Facciamo quello che riteniamo sia giusto per la popolazione. Qualcuno ad esempio mi dice, però non attaccare così sulla lotta alla droga, perché è pieno di ragazzi che si fanno le canne. E poi e che me ne frega? Se io riesco a far passare la percezione che la droga fa sempre e comunque male e che farà lo sballo garantito è San Patrignano, io tutta la vita sto con San Patrignano, qualche analista poi mi spiegherà che ho perso lo 0,2 perché i ragazzi preferiscono altro, non mi interessa. Se ritengo una battaglia giusta la faccio, e la lotta alla droga è una battaglia giusta, che se non mi porta più voti adesso, se mi fa salvare un ragazzo, per me è un motivo di gioia. Quindi non ci sono strategie, ecco, lo dico ai colleghi giornalisti, non sopravvalutateci. Non abbiamo né i mezzi né gli uomini per decidere a lunga scadenza cosa fare e dove andare. Molto più semplicemente a volte rispondiamo al cuore e alla passione. E una politica senza cuore e senza passione non è bella e non è sana. Quindi sono orgoglioso di aver dato voce a dei senza voce e, come diceva Lucia, fra 5 anni siamo qua, magari anche prima. Carta bianca. È vero che c'è stata partita, ma è anche vero che lei ha perso. È la prima grande sconfitta, penso che ha sbagliato qualcosa. Le rispondo come ho appena risposto, se vuole ripeto tutta la stessa pappardella. Però è stata una sconfitta anche. Ragazzi, quando si gioca si può vincere o si può perdere. Per fortuna ogni tanto perdiamo. Sai che noia. 9 elezioni regionali, le abbiamo vinte 8. Non pensi di aver sbagliato qualcosa? Rifarebbe tutto? Rifarei tutto, assolutamente. Anche il citofono? Anche il citofono, il radiotelefono, il magnetofono e il grammofono. Roma, e nel caso in cui fosse rimasta sconfitta, pensare che torni a fare l'opposizione, non rimanga a Roma, cosa farà insomma?
ho detto che domani mattina penso già di incontrare, se riusciremo a avere i dati di chi è stato eletto, perché ancora non si sanno, incontrare le persone elette, sicuramente quelle della Lega, mi auguro, spero che ci siano anche i dati degli altri partiti di coalizione, per iniziare a mettere giù tutti i punti, per A, da una parte vedere che le promesse fatte diventino un consiglio regionale delle risposte vere, e B, per tutte quelle cose che noi abbiamo detto che andavano cambiate, per noi vanno cambiate, una su tutte, come ho detto, la sanità, per iniziare a intervenire anche su quelle. Ho detto che quella volta ho risposto che ci sarò lì e sarò insieme a tutto il gruppo della Lega a dare risposte ai cittadini, perché io ritengo che quando 1 milione di persone votino, comunque scelgano questa coalizione, perché hanno scelto un'idea di regione che funzioni e sia un pochino più vicina anche alle persone più in difficoltà, perché noi abbiamo dato veramente tanta voce alle persone che sono state per troppo tempo inascoltate. Credo che da domani mattina dobbiamo metterci tutti lì assieme e portare queste risposte ovviamente in regione e cercare di avere queste risposte che non sono state date per tanti anni. Prima si diceva, sentivo sconfitta, nel momento in cui qui si è corso destra una coalizione allargata, perché c'erano tanti anni legati al civismo, e sinistra, questo è veramente un dato storico, perché con il Movimento 5 Stelle di fatto che non ha preso quasi voti, e una sinistra che non ha preso anche lei quasi voti, perché non ci sono i voti rispetto a quelli magari che un po' tutti ci immaginavamo rispetto alla coalizione di sinistra, io ribadisco, ripeto e orgogliosamente porto avanti questo dato, che è un dato, è ovvio che a tutti preferiscono, avrei preferito sedermi qua, dire ho vinto da domani mattina, non mi incontro con i consiglieri di opposizione per mettere in campo tutto quello che servirà come opposizione, ovvio che a tutti può piacere, soprattutto perché si ha un'idea e un progetto di dire ho vinto, però è un dato veramente incredibile e questo per me deve essere sotto gli occhi di tutti, e credo di fare delle domande così, altrimenti non sareste così tanti qua. Scusa, buongiorno Sabrina. Due giorni fa, in TV hai detto non vinciamo, stravinciamo. Il tuo naso ha fatto rovire i sondaggi. E non ritieni di aver sbagliato la candidatura della bravissima Lucia Borgonzoni, che ha perduto 3 punti percentuali rispetto a un risultato ottimo che comunque il tuo partito ha raggiunto? Non ti sei sopravvalutato un po' te stesso? No, perché sono cresciuto con mia nonna che mi diceva, quando prendevo un bel voto a scuola, non dirmi quando prendi dei voti, ma quando li prendi brutti, perché chi si loda si imbroda. Quindi assolutamente no. Beh, se uno gioca una partita, la gioca per vincere. Non ho mai incontrato qualcuno che a 2 giorni dal voto dice sono sicuro di perdere, perché evidentemente hai sbagliato mestiere, quindi questo sia nello sport che nella vita che in politica. E sono straconvinto che Lucia fosse l'unica che se la poteva giocare fino in fondo, con 1 milione di emiliani romagnoli che hanno scelto lei. Perché che ne dica qualche vostro collega, poi il nome sulla scheda non era Matteo Salvini, ma era Lucia Borgonzoni, ed erano i nostri candidati, le nostre donne, i nostri uomini, quindi sono assolutamente entusiasta dell'energia e delle idee che Lucia ha portato in giro per una regione esigente, giustamente. Il popolo emiliano romagnolo è un popolo pazzesco, straordinario, e quindi è un onere e un onore quello di rappresentare così tante persone, e in 4 province su 9 Lucia ha vinto, in alcuni casi ha stravinto, e la Lega è il primo partito. Quindi ci siamo e non vediamo l'ora di essere messi alla prova, anche perché, ripeto, dall'altra parte noi non abbiamo fatto promesse mirabolanti, dall'altra parte nell'ultima settimana c'era una campagna alla qualunque, in cui tutto era gratis, e quindi noi teniamo buona nota di tutto e faremo di tutto, perché ovviamente gli elettori che hanno scelto gli altri perché promettevano tante cose gratis abbiano queste cose gratis.
perché mi sembra che la parola debba essere assolutamente mantenuta e saremo garanti di questo. C'è una domanda per Matteo Salvini. E qua arriva il 24. Segretario, ha detto che il centrodestra, se fossero state elezioni nazionali, avrebbe stravinto, ma che non sa quando ci saranno queste elezioni. In vista delle prossime elezioni, quando saranno? Secondo lei il centrodestra va bene così com'è o va rifondato e in che modo? No, dobbiamo solo aggregare. Sia in Calabria che in Emilia-Romagna non era il classico centrodestra a tre punti. Perché chi più chi meno, sia in Emilia Romagna che in Calabria, al posto dell'apporto delle liste civiche, dei sindaci, dei giovani, dei professionisti, ha portato migliaia di consensi in più. Quindi io vedo un centrodestra al passo coi tempi, che su alcuni temi, ad esempio sulla green economy, sulla sostenibilità, sulla tutela del lavoro e dell'ambiente, sta facendo passi in avanti che in passato non si erano registrati, e noi useremo questi mesi, spero pochi, ancora di opposizione per preparare la squadra a livello nazionale. Dico spero pochi non perché abbiamo smania e fretta di arrivare al governo domani mattina, ma perché porto con me le parole di tanti imprenditori emiliani e romagnoli che per la prima volta si sono espressi e ci hanno scelto, preoccupati di una situazione che fra tassazione e burocrazia allontana la voglia di fare impresa in Italia. Questo vale più dello 0, alla Lega o al PD. Se fai scappare le imprese da questo paese per la complessità del fisco, per la lunghezza della burocrazia e per una giustizia che non dà risposte in tempi rapidi, è un paese destinato a spegnersi. In Emilia Romagna come in Calabria, noi possiamo contare su imprenditori eccezionali, ma se gli fai passare la voglia, io ne ho incontrati troppi che mi hanno detto se quale cosa a livello nazionale non cambia, io vado in Francia, io vado in Albania, io vado in Croazia o io vado dall'altra parte del mondo. E quindi non penso molto semplicemente che un governo tenuto insieme dall'unico collante dell'odio nei confronti miei e della Lega possa dare risposte a questo paese. Basta leggere alcune dichiarazioni reciproche fra Renzi, Zingaretti, Di Maio e compagnia, capite bene che non so che idea d'Italia ci possa essere, però ripeto, oggi è il giorno delle valutazioni, delle riflessioni, dove siamo andati avanti, dove abbiamo più spazio per crescere, ci sono elezioni comunali importanti fra un anno e mezzo, due su tutte, Roma e Milano. Stiamo già ragionando per farci trovare pronti con candidati, squadre, progetti, idee, sia a Roma che a Milano, perché per quello che ci riguarda il lavoro è continuo. E quindi venerdì ci sarà un consiglio della Lega per guardare avanti, organizzarci al meglio. Sempre venerdì sera ci sarà la festa di ringraziamento in un luogo utile, vicino e comodo sia per gli emiliani e per i romagnoli. Spero di essere già questa settimana in Regione Calabria per dare una squadra di governo la più efficace, la più competente possibile a quella splendida regione, quindi tempo di annoiarmi non ne ho. Ecco, magari mi tirerò fuori un giorno per andare a pescare, cosa che non riesco a fare da quest'estate. Nessuno saprà dove, come, quando e perché, né se vado in acqua salata né se vado in acqua dolce, ma preferisco l'acqua dolce di solito, e poi non vi dirò mai se pesco a mosca, pesco a spinning, pesco a fondo, vado un giorno a pescare, almeno questo, spero su questo di non essere attaccato da Zingaretti e Bonaccini in quanto istigatore all'odio a nome dei milioni di pescatori italiani. Le faccio due domande se possibile. Una, cioè, le aveva già posta Carmelo Lopacco sulle sardine, se pensa a proposito di pesca. Se pensa che abbiano avuto un ruolo e che quella piazza è stata in grado comunque di contendere la piazza anche a lei. E la seconda è una frase che lei ha detto questa notte in conferenza stampa che mi aveva colpito, perché ha detto con questi risultati del Movimento 5 Stelle qualcosa cambierà anche a Roma. E che cosa intende dire? Che potrebbe ricominciare un assedio a Conte al quale parteciperebbe anche lei eventualmente? Io gli assedi li faccio con i soldatini quando gioco con mia figlia.
Conte lo lascio lì dove è, gli lascio la sua rabbia e i suoi insulti nei miei confronti e nei confronti delle mie felpe ed è l'ultima delle mie preoccupazioni. A Conte chiederò quando pensa di cambiare il codice degli appalti, cosa che ci aveva promesso e aveva promesso agli imprenditori italiani un anno e mezzo fa. Però sono molto più concreto. No, non so cosa faranno tra 5 Stelle e il Partito Democratico. È chiaro ed evidente che c'è un partito che è maggioranza in Parlamento e ormai è estrema minoranza nel Paese, anzi, in una delle sue roccaforti, che era la Calabria, non ha neanche i numeri per entrare in Consiglio regionale. Quindi è chiaro la differenza tra la forma e la sostanza. La forma ti dà una maggioranza forte in Parlamento, la sostanza ti dice che questa maggioranza in Italia non esiste. Cosa faranno e cosa non faranno non mi appassiona, io guardo al centrodestra, guardo a casa mia e ci prepariamo a offrire agli italiani una scelta concreta e realistica. Per quanto riguarda chi riempie le piazze è il benvenuto, più gente esce dai palazzi e riempie le piazze meglio è. Poi è chiaro che sono due idee di taglia diverse, perché se uno riempie le piazze per cancellare i decreti sicurezza va benissimo in democrazia. Noi le piazze le riempiamo perché riteniamo che serva più sicurezza. E a proposito di toni forti, io ricordo che di campagne elettorali ne ho fatte tante. Non mi era mai capitato, mai, da Bolzano alla Sicilia, ad avere almeno una decina di appuntamenti tra piazze, bar, ristoranti e locali cancellati per minacce. Non mi era mai capitato, ovunque io andassi, e sono orgoglioso del fatto che nelle regioni dove governa la Lega da 20 anni e dove la Lega ha il 40, il 50, il 60%, chiunque da una parte o dall'altra possa organizzare una festa di paese, una cena al ristorante, una serata in discoteca o una colazione al bar senza che nessuno si permetta di minacciare nessuno. Non rende merito e giustizia alla democrazia il fatto che siamo arrivati, io ormai alla fine non dicevo, quel bar l'ha minacciato, lo ritenevo quasi una cosa normale, però andremo in quello di fianco. Però invito i colleghi giornalisti a riflettere se è normale che nel 2020, in un paese libero, democratico, e giustamente oggi, e il mio primo pensiero stamattina è andato questo, celebra la giornata del ricordo, perché la violenza del passato non abbia più spazio nell'Italia del futuro, vi chiedo se è normale, perché non ho visto tante inchieste giornalistiche su questo, non voglio rubarvi il mestiere, ma io da giornalista, professionista in aspettativa non retribuita, alla decima notizia stampa in una breve sul Carlino, in cui il Bartal dei Tali disdice la colazione con la Lega, il ristorante Tal dei Tali disdice il pranzo con la Lega, nel paese Tal dei Tali non si affittano sedi alla Lega, al decimo episodio di violenza e di squadrismo del genere, io due domande sarei andate a farle. Però, così, è una mia bizzarria. Mettiamolo. Evidentemente per molti è normale che si minacciano le persone che offrono un caffè a Salvini o a Lucia. Secondo me non è normale, perché se uno viene, che so, a Sondrio dove abbiamo il 60% o a Treviso dove abbiamo il 60%, ognuno è libero di andare a ballare, a bere il caffè, a mangiare o a fare le feste dove vuole senza che nessuno si permetta di dire tu no. Ecco, sentirmi dire tu sei ospite, tu no, qua no, non ti voglio non farti vedere, da cittadino italiano qualche riflessione me l'ha indotta. Detto questo, chi vince ha sempre ragione. Perché in democrazia chi prende un voto in più vuol dire che ha ragione. E a differenza di qualcun altro che quando perde è il popolo che non ha capito niente, se il popolo ha scelto così, il popolo ha ragione. Paolo Rosato, il resto del Carlino. Per Lucia volevo chiedere, perché non ho capito bene prima, se per fare il consigliere regionale lascerà il Fedi in Senato e incarica un altro consiglio comunale a Bologna. La prima domanda. La seconda, Fratelli d'Italia ci ha messo un po' a Bologna e in Emilia Romagna a riconoscere, diciamo, come dire, il candidato del centrodestra. Le volevo chiedere se secondo lei il fuoco amico, o comunque una non convinzione o una, diciamo, una perplessità portata così avanti dalla Meloni, Fratelli d'Italia, per
pure Bologna oggi fa un risultato storico perché arriva al grosso del 10%, la colpita è stata anche una causa della sconfitta. Degli alleati, come ho detto, sono molto felice perché abbiamo corso alla fine assieme come non avevamo fatto magari per le comunali, perché a di fuori di dinamiche che possono essere più nazionali, noi qua abbiamo iniziato a fare squadra, a portare avanti un progetto fin da quest'estate, poi magari i giornalisti locali lo sanno bene perché abbiamo lavorato su tutti i fronti assieme. Poi, come ho detto prima, sicuramente dobbiamo fare un'analisi sul perché nelle grandi città non riusciamo a veicolare nello stesso modo il messaggio che invece ci viene molto più semplice veicolare, penso, nella zona della montagna o nella pianura. Per cui questa credo che sia l'analisi in questo caso, a differenza delle comunali di Bologna, dove veramente siamo arrivati all'ultimo momento e non c'era neanche un progetto messo assieme prima. Questa volta io non posso che ringraziare per aver lavorato veramente assieme, diciamo così, andando anche oltre quello che veramente potevano essere accordi, non accordi, lentezze a livello nazionale, di cui questa volta, magari anche per l'esperienza di quella prima, insomma, siamo andati oltre. Come ho già detto, io da domani mattina incontro tutti e spero di incontrare, come ho detto, Spoglio permettendo, per iniziare a mettere giù i punti che porteremo avanti come Lega, porteremo avanti come coalizione, perché quel programma è un programma di coalizione. La cosa che mi piacerebbe magari, visto che sei giornalista di Bologna, è chiedere con cosa iniziate, come avevamo detto e annunciato, inizieremo a portare dei provvedimenti sulla burocrazia, per tagliare la burocrazia, che è stata la cosa che credo ci abbiano denunciato più di tutto e soprattutto le aziende, penso alle aziende agricole che aspettano per anni i fondi dalla regione che non arrivano, burocrazia che in altre regioni viene tagliata, per cui è possibile. Porteremo il progetto che avevamo in testa, lo porteremo in regione e chiederemo dall'altra parte se c'è questa volontà di approvarlo e ragionarci anche assieme, perché forse per gli altri è un po' scioccante pensare di poter votare qualcosa portato dalla coalizione del centrodestra, per cui di ragionarci assieme e soprattutto, e questo lo dico, sanità. Tutte quelle 300 domande che erano portate come esempio per qualcosa che non funzionava, le interrogazioni che abbiamo depositato all'inizio di questa campagna elettorale in regione, non è stata data risposta a nessuna. Noi pretenderemo la risposta di quelle, però inizieremo a segnalare, a chiedere, a pretendere le risposte anche sulle altre, perché non può esistere vivere in una regione dove le agende per le prenotazioni vengono chiuse. Magari molti, tra virgolette, non se ne accorgono neanche perché hanno i soldi per pagare 100 euro, 120 euro e vanno nel privato. Tanta altra gente, e tante di quelle anche che ci ha votato, magari quei soldi non li ha. Per cui noi su questo saranno le prime due cose su cui partiremo, inizieremo a lavorare da subito. Io, come ho detto domani mattina, permettendo lo Spoglio e per capire chi saranno eletti, inizieremo a lavorare assieme e porteremo avanti, perché noi siamo stati votati, è stato scelto il nostro programma da più di un milione di persone e a queste io mi sento e dobbiamo rispondere, ma poi come abbiamo sempre fatto, cioè, dal giorno dopo non è che siamo quelli che poi scompaiono per 4 anni e mezzo e scompaiono gli ultimi 6 mesi, e guarderemo anche tutte le promesse fatte ovviamente che vengano messe in campo. Poi vi aspettiamo alla festa di venerdì, quando ci sarà la squadra, ognuno dirà quella parte, poi i ruoli e i grandi. Però sul Senato a venerdì per la formazione definitiva. Il Senato non ha, sì o no? E là lo lasciano. Volevamo chiedere la sua scelta, se se la sceglierà tra il Senato e... Se può promettere, si farà delle promesse che farà questa scelta definitiva. Posso imporle da segretario della Lega, che dispone di tutto e di tutti, che la risposta me la dà e ve la dà venerdì, ok? Voi siete obbligati a venire tutti. Così almeno dovete venire. Dove? Stiamo cercando un luogo baricentrico e quindi probabilmente nel modenese, per essere a cavallo tra Emilia e Romagna. Ma ci sarà una conferenza stampa venerdì? Certo.
danzante. Segretario, buongiorno, sono Francesco Saica, sono qui in prima fila. Sì, volevo farle una domanda relativamente a due cose. Lei prima ha detto, anche la senatrice Borgonzoni ha detto, che il centrodestra ha dato un grande contributo unito, che l'obiettivo è quello di allargare, ma che comunque per adesso va bene così in qualche modo. In Calabria Berlusconi si è intestato la vittoria, anche giustamente da certi punti di vista. Volevo chiedere intanto se vi siete sentiti con i due leader, con Giorgia Meloni e con Silvio Berlusconi, da quando si è chiarito l'esito del voto. E poi invece l'altra domanda, lato governo. Lato governo, volevo sapere, secondo lei quello che è successo in Emilia determinerà un'accelerazione a sinistra? Nel senso che l'agenda di Conte sarà un'agenda dove vedremo più soli, più forte e più sottolineato in rosso da applicare subito, e altre modifiche al decreto sicurezza rispetto a quelle chieste dal Presidente della Repubblica? Volevo sapere come reagirete a questo tipo di cose e se lei immagina che ci sia. Due domande, grazie. Ma questo lo dice il PD. Leggo le dichiarazioni di Orlando, il risultato modifica l'asse politico del governo. È chiaro che se c'è un partito che prende il 30%, un altro partito che prende il 3%, probabilmente, poi immagino io, in casa loro ridiscuteranno ministri, viceministri, amministratori delegati, cioè non oso immaginare in Rai, giusto per fare un esempio che riguarda alcuni colleghi presenti, che cosa succederà, gli schiaffoni che voleranno fra PD e 5 Stelle, però noi osserviamo da fuori. Cerchiamo di mantenere un contegno dignitoso e rispettoso della volontà popolare. È chiaro che la cosa, anzi non è a due, a tre, poi il terzo va cercato a chi l'ha visto, perché di Renzi non si hanno tracce di esistenza politica. Nelle ultime settimane ha solo twittato per festeggiare ieri sera, probabilmente non so, da una spiaggia caraibica, però va bene, lo invidio, nel senso che guadagna di più e fatica di meno, però io sono, preferisco guadagnare di meno e faticare di più, però lo vedo abbastanza complicato, ma non è, noi staremo sui fatti, e quindi se proveranno a cancellare o a depotenziare i decreti di sicurezza daremo battaglia in Parlamento, se sulla giustizia andranno avanti con l'atteggiamento forcaiolo alla Travaglio e Gaia Tortora, tutta la mia solidarietà, per cui è normale che ci siano alcune migliaia di innocenti in galera perché è un errore di percorso, ecco, questo può andare bene in Cina o in Venezuela, non in un paese come l'Italia, però noi faremo da domani l'opposizione tranquilla e costruttiva che abbiamo fatto fino a ieri, forti del fatto che rispetto a ieri governiamo una regione in più. Perché poi è chiaro che si andava al voto in due regioni governate dal PD, in una di queste due regioni adesso governa la Lega del centrodestra. Onestamente, a proposito delle telefonate, io sono andato a letto alle 4 ieri notte, mi sono svegliato presto stamattina, e a parte i miei figli, la mia fidanzata, i miei genitori, non ho sentito molta altra gente se non i nostri rappresentanti in seggi, quindi c'è tutt'oggi per congratularmi sia con Berlusconi che con la Meloni, che con Toti, che con tutti quelli che erano presenti, perché chi più chi meno tutti hanno messo il loro mattoncino. Quando lei dice quindi siete soddisfatti così, no. L'obiettivo è includere ulteriormente, allargare ulteriormente. Penso ad esempio a tanti sindaci che in Emilia Romagna non si sono schierati né di là né di qua, con cui andremo a ragionare, con cui andremo a dialogare, perché da oggi partiamo per costruire la vittoria che ci sarà tra 5 anni, e poi il ruolo di Lucia lo decideremo insieme, perché al di là della volontà dei singoli, io so che Lucia mi ha già detto che vorrebbe assolutamente rimanere qua, farò io le mie valutazioni e poi democraticamente ne discuteremo insieme. Apprezzo il fatto che sia una delle poche che fa il percorso contrario, di solito c'è gente che usa i consigli comunali e i consigli regionali per arrivare all'ambita poltrona parlamentare, lei mi ha chiesto di fare l'esatto contrario, ossia di mollare l'ambita poltrona parlamentare per stare a casa sua in mezzo alla sua gente, lasciate a me la libertà di valutare se è più utile ad Emilia Romagna che lei combatta in trincea in regione, o se a mio personale avviso, poi posso sbagliare nella vita, anzi sbaglio diverse volte nella vita, è più utile che lei combatta
Parlamento, lei mi ha espresso il desiderio di rimanere qua. Vediamo se saremo in grado di accontentarla o no. Intanto diciamo che aspettiamo i nomi, però avere una squadra di 13-14 persone che rappresentano tutti i territori è quella prima volta che uomini e donne della Lega sono presenti in tutte le 9 province dell'Emilia Romagna, quindi già questa è garanzia di presenza. Ancora Rai 3, buongiorno, volevo chiederle se in qualche modo è pentito di aver dato a queste elezioni regionali un valore di carattere nazionale, parlando anche in caso di vittoria di avviso di sfratto per il Premier Conte, e se oggi l'avviso di sfratto è chiuso nel cassetto. Ma probabilmente il governo è più bilico oggi rispetto a ieri, come leggevo su qualche analisi di giornale. Perché è chiaro che quando perdi hai una disfatta su tutta la linea, come reazione ti chiudi a riccio e fai finta che il mondo esterno non esista. Quando invece dopo 8 sconfitte vinci una volta, e magari la mente ti si apre. Quindi, però non entro nella testa altrui, cioè il mio amico stamattina mi ha mandato un gol di Tino Astriglia, Milan Parma del 1993, dove il Parma vinse San Siro interrompendo una serie a molti, anche a qualche poveretto che è entrato nel merito delle vicende sanitarie. Questo dimostra che c'è qualcuno che deve maturare, perché se un uomo di sport vertici di maggioranza convocati ogni 4 ore, quindi noi assisteremo come il resto del popolo italiano con curiosità agli esiti di questi vertici di maggioranza, sperando che ogni tanto venga accolta anche qualcuna delle proposte che noi dall'opposizione facciamo. Buongiorno. Scusi, buonissimo. Dottor Bonzoni, si è sentito Stefano Bonaccini? No, non ho quasi sentito per il semplice motivo che non ha il suo numero di telefono, oggi lo cercherò, non ci siamo mai iscritti né niente perché non ho il suo numero di telefono, però su quello io ritengo che quando uno ha vinto la gente ha deciso e ha scelto per il suo progetto, il suo programma, e la cosa che io posso fare, devo fare, non posso fare è quello di controllare che metta in campo tutte le cose che ha promesso, perché della gente l'ha votato per quello, e cercare magari di fargli capire che in mezzo alle nostre proposte c'erano tante richieste di tante persone che lavorano in questa regione, che vivono in questa regione e che da questa regione non hanno le risposte che invece dovrebbero avere. Ecco, sono qua, scusate, Angelotti, Radio Bruno, buongiorno. E volevo chiedere a Lucia se alla luce del voto disgiunto che pare ci sia comunque stato anche tra gli elettori di centrodestra, perché comunque sono stati molti del centrodestra che hanno votato anche per Bonaccini, se crede che la sua candidatura abbia unito o no il centrodestra. E un'altra domanda che volevo farvi è un commento sul risultato di Bibbiano. Sul voto disgiunto io voglio ricordare che fino al giorno prima sembrava che io avessi un voto disgiunto rispetto alla mia coalizione e Bonaccini, non so, di 9 punti, ormai si narravano delle cose che mi sembra che poi siano diventate più fisiologico che altro. Qui c'è stato un voto della sinistra, anche quella che rispondeva a altre aree che erano insomma a sinistra di Bonaccini, che hanno corso, che in realtà non hanno preso i voti magari che ci aspettavamo tutti, che storicamente prendono in questa regione, per cui io penso che molta buona parte del voto, oltre da parte del Movimento 5 Stelle, sia arrivato su Bonaccini da tutta quella parte a sinistra che io mi ricordo, ora sai, i sondaggi vanno presi sempre con le pinze, però nei sondaggi ma anche nei dati storici della nostra regione avevano ben altri numeri. Per cui sicuramente lì hanno deciso prima, quando dicevo che c'è stata una corsa di fatto a 2, cioè non c'è più stata una corsa a 7 che erano 7 candidati, si è trasformata a 2 e diciamo tolto quello che era il candidato dei privati. Gli altri, mi sembra abbastanza palese dall'analisi del voto, anche se non totale, hanno deciso di appoggiare e appoggiare dall'altra parte. Questo magari poi saranno i loro elettori nelle elezioni dopo, e visto che gli chiedevano magari di correre a
valutare insomma cosa hanno fatto, come sono comportati, però della coalizione penso veramente che abbiamo dimostrato quanto è unita questa coalizione anche con l'evento della chiusura della campagna elettorale dove eravamo tutti presenti, comprese le liste civiche, prima infatti Matteo parlava anche di tanti sindaci, io sono piena di messaggi di tanti sindaci che ci avrebbero anche aiutato in campagna elettorale, ma avevano quella famosa paura di aiutarci, ce li ho, non li direi mai, soprattutto perché a governare non si può noi, che ci tengo che continuino a fare bene il loro lavoro e non abbiano ripercussioni magari di nessun tipo, anche solamente come pressioni psicologiche. Però sono veramente tante. Per quanto riguarda Viviano, la questione Viviano, esiste, esisterà sempre. Poi gli elettori votano a destra, a sinistra, ma anche noi quando abbiamo sollevato già nel 2018, prima che uscisse la questione Viviano, all'inizio 2018, con l'inchiesta di Veleno, abbiamo fatto delle interrogazioni in regione per chiedere se fossero ancora presenti sul nostro territorio assistenti sociali e persone che lavoravano nella bassa Modenese, nel Modenese, quando era successo, è stato sollevato l'inchiesta dei fatti di 20 anni fa, sono ancora sul territorio, noi è da lì che pensiamo che ci sia un problema nella gestione degli affidi, per cui non, quello è ovvio, saranno le domande che ricominceremo a fare da domani mattina, saranno risposte perché per me ci saranno anche dei rinvii a giudizio, se poi probabilmente finite queste elezioni vedremo anche come va avanti la parte giudiziaria, poi all'interno di ogni di città, cioè è ovvio che la gente vota, continua a votare, non è che si sposta perché faccio una battaglia, io faccio una battaglia perché ritengo che vada data risposta a tutti i genitori, ai bambini, anche solo un bambino, come dico, portato via illecitamente i genitori, grida vendetta, non è un raffreddore, non è che questo io lo faccio perché moralmente e ritengo sia una cosa giusta, una battaglia giusta, non perché penso che facendo questa battaglia allora tutti quelli che vivono a Viviano vanno e votano Lega o votano la coalizione di centrodestra. Se posso dire una cosa sui flussi, visto che un po' di occhio me lo sono fatto in questi anni, la differenza tra il voto alle coalizioni e il voto ai candidati presidenti non viene, a mio modesto avviso, dal fatto che un solo elettore di centrodestra abbia votato un partito di centrodestra e poi scelto Bonaccino. E penso che non ci sia stato neanche uno, ma piuttosto dal fatto che molti elettori di sinistra hanno votato solo Bonaccini senza scegliere il suo partito, come accadde anche alle regionali in Piemonte l'anno scorso, che stravincemmo, ma dove ad esempio Chiamparino prese molti più voti come candidato che non come solista, ma non perché c'era qualcuno che a Cuneo votava Lega e poi votava Chiamparino, perché semplicemente molti elettori di Chiamparino o di Bonaccini hanno votato solo Chiamparino o Bonaccini, quindi è chiaro che la coalizione prende X e il presidente prende di più, perché c'è gente che fa la croce solo sul nome del presidente. I nostri elettori scelgono un partito e un candidato presidente. Se il presidente 5 Stelle ha preso, vado a memoria, quasi il 5% come partito e il 3,5% come presidente, evidentemente lì c'è gente che ha votato il 5 Stelle come partito e Bonaccini come presidente piuttosto che le altre liste di sinistra, però ci sta, fa parte del gioco. A proposito di non disperdere l'eredità ma anzi continuare a innaffiare il seme, noi entro febbraio faremo una grande giornata di ascolto sui temi dell'impresa, del lavoro, del fisco e dell'innovazione a Milano, chiamando a raccolta tutti gli esponenti del mondo della produzione, dell'impresa, della cooperazione, per offrire un'idea di Italia diversa rispetto a quella del PD e dei 5 Stelle, partendo dalle imprese, dal commercio, dalle libere professioni, dagli ordini professionali, quindi una giornata di ascolto e confronto nella mia città, così ogni tanto riesco a stare anche a Milano, in cui si ascolta il mondo delle imprese italiane che ad esempio in Emilia Romagna pagheranno pesantemente per la tassa sulla plastica. Perché non è che chiuse le urne i problemi scompaiono. La tassa sulla plastica in Emilia Romagna rischia di mettere in mezzo alla strada almeno 10.000 persone. Quindi è chiaro che non è che la vittoria di Bonaccini da questo punto di vista risolva i problemi, quel problema rimane assolutamente aperto. E quindi come primo partito, non solo il centrodestra, ma il primo partito del paese,
perché i dati elettorali di ieri confermano il fatto che la Lega è ormai da tempo primo partito di questo paese, abbiamo il dovere di ascoltare, e quindi entro febbraio chiameremo a raccolta tutto il mondo delle imprese per portare delle proposte alternative rispetto al governo tasse e manette, che almeno così si è contraddistinto in questi mesi. Ci sono altre domande, andiamo avanti, altrimenti noi siamo anche tranquilli. Eccomi. No, c'è stato anche una di due. No, volevo chiedere, comunque la Lega mantiene le sue percentuali e anche Fratelli d'Italia mantiene, va in doppia cifra, mantiene delle buone percentuali. Temete in un certo qual modo di perdere il voto dei moderati e tutti invece da Renzi, tanti vanno alla ricerca di questo voto dei moderati? Ma il moderato è una categoria dello spirito, se abbiamo preso il 32% dei voti in Emilia Romagna, immagino che ci siano tante persone tranquille, pacifiche, facciose e laboriose, non penso che sia un popolo di gente strana in questo 32%. Quindi spero che tutta la squadra del centrodestra riesca a crescere come siamo cresciuti noi in questi anni, perché c'è bisogno di tutti. E quindi in questo caso c'è bisogno anche di una Forza Italia ancora più tonica. Quindi speriamo che tutti crescano e corrono, perché tutti sono utili, tutti. Da solo nessuno va da nessuna parte, serve la squadra. E quindi vediamo di far crescere tutta la squadra. Perché se guarda, ad esempio, qua in Emilia Romagna, arrivare a un 45% a livello regionale è qualcosa di storico per quello che mi riguarda, e quindi la prossima volta vedremo di superare il 50, in modo tale che non ci sia voto disgiunto che può essere, che può fare la differenza. Grazie a tutti, buona settimana.